Tornano i fuochi di San Franco a Francavilla dopo lo stop imposto lo scorso anno a causa del rischio incendi. La decennale festa tutta francavillese riprende a far vedere la sua bellezza ai tanti cittadini e turisti accorsi, illuminando tutta la costa della cittadina michettiana e comuni limitrofi. Le parole del sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Sì, è un evento che per la prima volta si è svolto in questa modalità nel 2020, proprio per evitare gli assembramenti a causa del Covid. È stata una tipologia che è piaciuta molto e abbiamo voluto ripetere proprio per evitare che le persone si assembrino tutte insieme in un unico posto, anche proprio per motivi di sicurezza, non tanto di Covid, per migliorare la viabilità, il traffico e per consentire a tutte le attività di lavorare. Tant'è vero che per la prima volta quest'anno abbiamo avuto un contributo importante da parte del Consorzio Città di Francavilla, costituito fondamentalmente da balneatori, che con oltre 10.000 euro ha voluto partecipare e sponsorizzare questo evento. Sì, c'è stata una nota della prefettura con la quale venivo invitata mi venivano indicate delle prescrizioni proprio per consentire una maggiore sicurezza dei cittadini. Ho preso atto di queste prescrizioni, c'era un suggerimento a svolgere i fuochi solo dal pontile, ma ormai noi eravamo organizzati e preparati per svolgere questa manifestazione con i fuochi diffusi sul territorio, così come è avvenuto nel 2020. Abbiamo quindi preso atto di tutte le prescrizioni e indicazioni dettate dalla prefettura, che voglio anche ringraziare perché ovviamente ci hanno aiutato a migliorare il nostro piano di sicurezza. Abbiamo indicato le nuove misure di sicurezza e con un'autorizzazione sindacale ho autorizzato questa manifestazione. Quindi è tutto rientrato, credo che la collaborazione tra istituzioni porti proprio a raggiungere l'obiettivo. Sì. Quest'estate si è respirata una maggiore serenità, maggiore tranquillità da parte delle persone. La pandemia non è ancora completamente finita, però l'eliminazione delle restrizioni ci ha consentito di organizzare un'estate ancora migliore. Non ci siamo mai fermati, neanche negli anni precedenti, nei quali io ero assessore, non ero sindaco, però non ci siamo mai fermati, però ovviamente quest'anno abbiamo potuto fare di più e devo dire che gli anni della pandemia hanno permesso a molte persone di conoscere Francavilla e quest'anno sono tornate perché hanno trovato un'ottima offerta, una città nella quale si vive bene, si trascorrono bene le vacanze.